Thank <laughs> you. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di pezzettini di nerd. Intanto io sistemo come al solito la uh, schermata principale perché si vede penosamente, quindi intanto io eh, facciamo così, poi ci sistemiamo un attimino. Ok, buonasera, buonasera a tutti. E... La schermata, poi dopo e dal titolo comunque capirete un po' il tema della puntata. È annunciato questo nuovo sequel del Il Re Leone in live action, perché è un'animazione eh, iperrealistica. Eh, quindi è stato annunciato questo sequel. che Tra poco ne parleremo. Intanto saluto Emanuele Punz che è presente in chat. Saluto tutti quelli che arriveranno dopo. Quelli che arriveranno in corsa che sono già passati, e andati e. Salute a tutti, 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 tutti. Uh, sì, questo sequel del Re Leone che oggi è stato annunciato non ci sarà più. un Favreau alla, alla, alla regia, ma ci sarà uh, tale, tale. Insomma, è uh, Barry Jenkins, il regista di uh, Moonlight, uh, che uh, tra l'altro è un, un premio Oscar. Quindi è stato <ride> è un, un, un regista abbastanza apprezzato quindi eh, probabilmente si svolgerà eh, eh, da quel che si rumoreggia è un film sequel prequel quindi si narreranno le origini di Mufasa probabilmente anche di Scar e eh, esplorerà il post ehm, eh, il post eh, finale della, del primo re leone, dove Simba scende e, viene, e diventa il, definitivamente il re di, um, di della Terra del Branco, praticamente quindi si esplorerà un pochettino, eh, probabilmente uscirà in sala. Non me lo sarei mai aspettato. Io l'avrei fatto su Disney Plus. Qui non c'è intanto, salutiamo Jack Gulli Buonasera. Buonasera, Jack Gulli eh, Probabilmente io me la sarei aspettato su Disney Plus. C'è da dire, però, che questo ha un budget considerevole. Perché è tutto CGI. È un'animazione iperrealistica. Se vogliono mantenere lo standard del primo film, eh, intanto saluto anche Rox. Buonasera, Rox. Eh, vogliono mantenere lo standard del primo film. Devono um, incassare. Quindi devono spendere. In questo modo devono incassare. Quindi questo potrebbe essere uno di quei blockbusteroni che eh, potrebbe fare cassa alla Disney. Ieri si parlava, ieri, comunque anche. Domenica Pezzi di Nerd, che è probabilmente questo ridimensionamento delle pellicole verso il cinema eh, per um, in qualche modo salvaguardare i propri introiti, quindi cercare di incassare il tempo il più possibile, eh, questo potrebbe essere uno di quei film eh, che sono sicuri del, del, del ritorno economico. Il primo Re Leone è stato il secondo incasso. Eh, del 2019 sotto ad Endgame, sempre comunque in casa propria, Disney ha, ha stradominato il 2019. Ha incassato già a luglio, aveva incassato di, eh, quanto eh, di, mh, aveva già fatto il record di incasso nella storia del cinema, quindi per una major annuale. Quindi eh, Disney ha stradominato il 2019. Questo è un film. Dal budget sicuro, come da, dal, dall'incasso sicuro, quindi probabilmente questo andrà al cinema, eh, Soddisfatto, uh, indifferente. Differente perché è un film che anche il primo non ha, eh, a mio avviso, a molti è piaciuto, ha avuto un po' di. C'è stato un po' di, 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 di. come si può dire? Uh, non è stato del tutto apprezzato soprattutto dai nostalgici e io sono uno tra quelli Raleone perde quella uh, quell'amore quella quelle epicità che aveva il film in animazione uscito nel 94, 94 esatto quindi intanto salutiamo Mister Sean, buonasera Mr. Sean. Uh, quindi uh, questo, questo Leone in live action è fatto veramente cioè, a livello di eh, resa grafica è eccezionale credo che sia il film migliore che eh, abbiano, sia mai uscito al cinema con una tecnologia del genere perché anche il libro della giungla ha avuto una, um, un unico attore sul set che era l'interprete di Mowgli il resto era tutto fatto in CGI eh, qua invece um, a parte la, mh, la, la prima sequenza, quella del, dell'alba, il resto è tutta, 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 tutta CGI ed è vera, la resa è veramente eccezionale. La, la storia, eh, certo che animare, animare dei, 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 dei leoni, eh, cioè rendere credibili e... Ehm, sì, è vero, simili questi alla, a quello che era il classico animazione dei leoni, non è un'impresa da tutti. Secondo me, l'animazione, cioè il, mh, quello che ha, ha peccato questo leone è quella che, infatti, dicevo, oh, è l'epicità, eh, Non puoi far muovere, l'hanno detto anche loro, non puoi far saltellare un, un leone sulle giraffe perché. Eh, non è credibile cioè non, non, te lo puoi fare in un film d'animazione non lo puoi fare in un film live action eh, quindi loro hanno cercato di ehm, standardizzare cioè di, di rendere eh, più, il più verosimile alla vita reale quello che era questo Re Leone però secondo me la resa non, non ha soddisfatto almeno dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di altre, di altre persone. Insulando eh, dell'analisi dei due film che non ho visto, questa operazione puzza proprio di vecchio. Basta con questi brand spopolati e l'inverno simile. Eh, ma l'abbiamo detto, Sean, ma questo è un caso sicuro. Cioè, se tu proponi un film come Raleone, il sequel di Raleone, qui i soldi li porti a casa. Non c'è... Cioè, è inutile che stiamo a girarci intorno. E purtroppo... Cioè, si andrà avanti così eh, film. usciranno al cinema quando l'incasso sarà certo. Eh, alcuni sono lamentati perché non avevano le palle, non <ride> eh beh, ovviamente. Beh, però, l'abbiamo avuto, abbiamo avuto il, il, la, la versione di Kats con uh, Lano. Quindi, il, quindi <ride> questa versione con i leoni con le palle. Ma poi che senso annunciare qualcosa che non si sa neanche quando puoi produrre? Eh. 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 Questa è una bella domanda, Sean. Ma è una bella. È una bella. La Battle Cat. No, la voglio vedere, ragazzi. La... Già non ho visto il film. Io non vorrei vedere Cats, però se devo vederlo, voglio vedere in quella versione. Um, tornando alla tua domanda. Eh, beh, questa è. Comunque è un annuncio che cioè, visto che non hanno ancora tratto in produzione, mh, cioè tratti in produzione mh, più o meno si sa co quando, come e quando si vuole fare. però non hanno cominciato a investire dei soldi seri. Quindi, probabilmente, non um, potrebbe anche essere eh, cancellato. Comunque, la cosa delle palle anche, anche con altri dettagli l'ho sentita pure io, no, è io non ho. E ricordiamoci che era Leone, è tutto si e non devi chiamare gli attori sul set, possono semplicemente doppiare, quindi meno tempo di produzione. Ecco, l'altra pecca grossa della versione, io dico quella italiana, è il doppiaggio. Eh, bravo Simba bambino, bravo Luca Ward, insormontabile. Eh, Mengoni, Elisa se l'è cavicchiata un po' meglio, ma uh, Mengoni ragazzi no, non c'è. Non c'è, non... ha, ha perso quello che rendeva Simba eh, simpatico anche da adulto. E c'è veramente, veramente, veramente no. Bravi, Edoardo Leo, quel leggerissimo accento romano su Timon. Si sente, se uno ha un orecchio buono, Rox, tu che. Buzz che in po' la zona, si sentiva l'accento romano su Timon, tu se, se l'hai visto il film ovviamente, e, e Fresi, Stefano Fresi, è bravissimo, secondo me è uno dei caratteristi più bravi che abbiamo al momento in Italia. Uh, Fresi mi piace, piace da morire. Uh, c'è cioè, sentire un'esame esame, Donald Grover è, quel, è qualcosa di pazzesco, <ride> in italiano è una merda, sì, 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 ovviamente, eh, ma se... Mengone l'avessero limitato a cantare, a cantare le canzoni. Le canzoni sono fatte bene, ovviamente, eh, ma doppiare no, porca miseria, non puoi far doppiare a uno che eh, no, non sa recitare e non sa doppiare, non, assolutamente. Con me sbaglio, purtroppo, orecchio troppo allenato dall'accento, non posso sentire, non me ne accorgo, a meno che non sia marcato. Eh, però si, not si nota, si sì, in alcune, alcuni acuti di Timon. Um, è colpa della Disney se vuoi ti dico perché dimmi perché Sean ma noi siamo qua apposta per sapere il perché noi vogliamo sapere il perché di, di questa storia di Mengoni ragazzi Mengoni no. bravo in Klaus Klaus è un film diverso qua um, qua c'era l'effetto nostalgia io uh, uh, avrei chiamato un doppiatore cioè l'avrei fatto cantare come avrei fatto cantare Elisa Uh, perché Elisa e Mengoni insieme sono una bella coppia nel cantato. Uh, nel doppiare no. Nel doppiare no. Poi abbiamo Populizio come Scar. Uh, che sa doppiare Scar è doppiato benissimo. Cantato, no, uh, perché servono nel celebrity per tirare gente pubblica in sala. Vabbè, ah, sc scusate, eh. Aladdin. Aladdin che è un. Um, un classico quasi famoso con, come 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 Raleone abbiamo avuto due eh, adesso, ho, ho intravisto con la coda dell'occhio il tuo commento Sean ma abbiamo avuto eh, non attore, l'unica eccezione era Proietti che faceva che comunque Proietti è stato richiamato per, perché lui aveva doppiato il genio qua è stato addoppiato il sultano Uh, nel, Nell'action, però Aladdin aveva un doppiatore nella parte recitata e un cantante nella parte cantata, quindi era diversa la cosa. Uh, infatti, Sean, ma io ti devo, ti devo um, con contraddire. Uh, la Disney esige: interprete unico che can per cantato e recitato, ergo hanno dovuto scegliere qualcuno che sapesse cantare, eh, però cioè, ragazzi. Bengoni non sa recitare, cioè sa cantare ma non sa recitare e questo è il problema. I mestieri li devono fare i mestieranti, il doppiaggio devono fare i doppiatori, poi alcuni cantano meravigliosamente, esattamente, esattamente. Eh, cantano ovviamente, sì, sì. Um, quindi l'esempio di Aladdin è diverso, è diverso. Mm. Hanno preso doppiatori non conosciutissimi, hanno preso cantanti non conosciutissimi che sono nel mondo del doppiaggio e hanno fatto un bel prodotto e ha incassato tantissimo comunque Aladdin ma ha incassato anche qua in Italia eh, nel, nel resto del mondo eh, vabbè nomi scott che ce ne dica cioè, bravissima bellissima c'è cioè gli te. ed è sia sì, una bravissima bravissima attrice brava attrice che è una bravissima cantante. Quindi puoi contraddirmi, però il Re Leone. Il certificato la scelta deriva da quello. Probabilmente due o tre anni fa erano più liberi. Ma no, Aladdin è uscito sempre nel 2000. È uscito sempre comunque l'anno scorso. Avevano eh, quattro mesi di differenza. Sean, eh. cioè, non è che avevano due o tre anni. Di... <ride> cioè, non è uscito due o tre anni fa. Aladdin, Aladdin è uscito l'anno scorso. Tra l'altro, Aladdin, secondo me, è il miglior live action eh, della Disney io a mani basse, eh, secondo me. Uh, può, dire, può dire quello che vuole, ma per me Aladdin resta il migliore. Per me quella scelta diversa di caratterizzare Jasmine diversamente mi è piaciuta. mi è piaciuta tanto Quei, quei piccoli cambiamenti che hanno avuto nella trama principale mi sono piaciuti, non sono fuori luogo. Uh, quindi per me poi è, è il libro della giungla. Sì, il libro della giungla. Aladdin. E, um, e la bella la bestia. La bella la bestia è un gran bel pezzo, pezzo di film. Pezzo, stavo per dire <ride> Emma Watson, è un gran bel pezzo di, di qualcos'altro, però eh, la bella la bestia mi è piaciuto. a Molti non è piaciuto, però eh, dicono che Emma Watson sia un ciocco di legno. Sì, probabilmente, però cioè, la sua porca figura la fa. Poi, tra l'altro, non credevo che sapesse cantare. Tanto salutiamo David, lo snoppuccioso puccioso che qua non può cambiare il nick. Eh, ce ne rentra da, da, da delle buone vibe. Uh, beh, ce ne rentra la Lily James. Lily James è una batterice che a me piace molto. Uh, in, the, in baby driver è stata... <ride> non mi sfidare. Non ci vuoi... Devi cambiarlo ogni tre mesi però dopo. Eh. Occhio okay, Dave che su Twitch non è YouTube. Eh, che lo puoi cambiare quando vuoi. Quindi, mm, qui hai un po' tempo. Disney chiede l'unico attore, uh, l'attore unico perché sono americani. In America non esistono scuole di doppiaggio come da noi. In America le scuole di recitazione di adestano, al musical. Gli attori cantano e ballano, trasferiscono la stessa mentalità da noi. Non è la stessa cosa, eh, Non è la stessa cosa, assolutamente. Hai ragione perfettamente, Rox. Uh, comunque stavo dicendo, re, cioè, Lily James. Lily James in Baby Driver è stata fantastica, secondo me. A parte che una di James così non la vedremo più forse. In mamma mia, due che io intravisto, per, la, per carità non, non è che lo consiglio, eh, staremo a vedere il prossimo. Se la falsa riga di casting sarà seguita, allora ok, altrimenti sarà stato un esperimento. Quale sarà il prossimo live action? Visto che Mulan è già stato bruciato. eh, Tutta roba di Disney Plus a parte il dragone, eh, ma io parlo di live action Disney. Qual è? Eh, in teoria dovrebbe essere Cruella. Cioè il, il film con Crudele Demone Demon con Emma Stone. Eh. Da fare 2021 non esce, ma quando ha iniziato a girare... Forse sì. Eh, la serenetta nel limbo produttivo, sì. La serenetta, la serenetta è Crudella. Eh, per me la serenetta viene spostata su Disney+. Plus. Io ho questa puzza di di spostamento su Disney Plus che la sento nell'aria perché è un prodotto rischioso la sirenetta. molto rischioso perché è già stata contestata già in fase di casting e probabilmente per Disney non è un, un incasso sicuro visto che è ancora in, in, nel, limbo, nel limbo produttivo come dice Manuele cioè qua fanno in tempo a spostarselo il dragone è un cartone, non sa so veramente una mazza. Scusate, Sì, il è del dragone. Eh, dovrebbe essere. L'ultimo dragone, non so, non so come si chiama. Dovrebbe essere un, un classico di animazione. Computer grafica, però è un classico di animazione. Quindi, tra l'altro, è uscito adesso. È stato spostato. Eh, forse è una collocazione un po', un po' atipica per un classico Disney. Aprile, marzo-aprile, primavera 2021. È una collocazione un po' atipica. Ovviamente si sa il motivo, però io non l'avrei messo in quella, in quella fascia perché cominciamo a avere dei, un bel sovraffollamento. Anche perché se sposta, abbiamo un bel Fast and Furious, abbiamo Black Widow, eh, ma da cosa è tratto? Eh, andiamo a vedere. Andiamo a vedere subito, 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 subito. Forse da una leggenda cinese, se non sbaglio. Uh, Raja e, e il dragone non si, come cacchio si chiama okay. uh, Raja del e dell'ultimo dragone penso che si sì. è il nuovo classico di animazione Disney intanto andiamo a prendere My Movies Movie Player dai andiamo a vedere cosa Cosa dice Movie Player? I primi dettagli in concept art. Vivente raccontati nelle lungometraggi sono invitati a Cumandra, mondo inventato basandosi sulle culture del Sud est asiatico. Sì. Rajan è un, una giovane senza paura, piena di passioni e affascinante. Cumandra, cinque clan separati, formano la Land of the Dragon, la Terra del Drago, ma le creature sono scomparse da tempo e, e l'area è stata invasa da una forza oscura sinistra. Raja un guerriero solitario, intraprende una missione per salvare il suo mondo. Terminata a trovare l'ultimo drago esistente, convinta che possiede il potere di salvare Kumandra. Quando Raja incontrerà per la prima volta Sisu, la creatura apparirà in forma umana e avrà bisogno dell'aiuto della ragazza per ottenere il potere necessario per trasformarsi in drago. È eh, come la principessa del Ranocchio, praticamente. Le due uniranno eh, poi le forze con un gruppo di marginati e Raja sarà in possesso anche di una gemma legata ad un enorme potere. Servirà per farla trasformare in drago, sicuro. Il film, secondo l'autore, è dedicato al potere della comunità e dell'idea che sia necessario avere speranze e che sia prese con l'oscurità. il disegnatore per rendere i passaggi di gli spazi realistici, hanno compiuto viaggi in destinazione di Laos, Thailandia, Cambogia, Vietnam e Indonesia. La sceneggiatura è stata firmata da Adele Lim, già autrice di Crazy e Rich, e la regia è stata affidata a Paul Briggs ed In Wellings. L'attrice Steel, Cassie Steele, scusate avrà la parte di eh, Raja mentre l'acqua fina sarà il drago Sisu <ride> no ragazzi cos'è sto trashato zero hype zero hype per questo Raja e eh, il dragone uh, limbo produttivo in che senso? Eh? a che altezza sono? ti vedo molto convinto dalla sinossi uh... no assolutamente no ragazzi mi puzza un po' da da principessa Ranocchio, da, da, da ecco questa potrebbe essere que una di quelle produzioni Disney che comincia ad affossarla. Poi c'è qualche anno, perché ha avuto sempre quelle, quelle alte e basse la Disney. Abbiamo avuto quel, um, quel calo nel, negli anni '80, dopo è cominciato a rialzarsi con La Sirenetta, abbiamo avuto quel calo all'inizio degli anni '2000 con i Dinosauri. Alcuni dicono che Tarzan potrebbe cominciare a averlo. Forzato. Tarzan, secondo me, è uno dei film classici Disney migliori che abbiano mai fatto. Anzi, se non l'avete fatto, recuperate Tarzan che quando me lo mettono alle 2 del pomeriggio su Rai 2, sotto le feste di Natale. Tiro delle bestemmie perché non si può mettere un film così alle 2 del pomeriggio. Proprio relegato come. Poi su Rai 3, penso, o Rai 2 o Rai 3, cioè relegato come un pezzente. Povero Tarzan, giustizia per Tarzan. E, um, sì, dopo i primi anni 2000 fino all'arrivo alla, all di Rapunzel circa perché c'è stato questo calo con uh, quei, quel filmone tra Cicchell Littell, uh, Cos'era? Mucca la riscossa, i Robinson, Bolt, tutti i filmoni. Uh, da come si... <ride> Credevo che lo aspettassi ardentemente, no, no, perché um, ero curioso di vedere. Però non mi ero mai informato. Io, cioè, quando esce un classico Disney, io sono abbastanza curioso. Però non credevo, cioè, la Sinossi non l'avevo letta attentamente, se devo essere sincero. Però, mh, cioè, sì. Io, non, a sto punto, non è che aspetto più di tanto. Ma intanto andiamo a vedere sempre il buon Every eye che sì, ogni tanto pesta qualche pupù però andiamo a sentire cosa ha scritto sul sequel del live action, di, uh, action del Re Leone, che tra l'altro è Deadline che um, butta fuori la bomba. Allora, i Walt Disney Studios hanno ingaggiato il regista premio Oscar Barry Jenkins, Moonlight, per dirigere un, un seguito del live action del Re Leone. Anche nel 2019 conquistato il secondo posto nel box office annuale dietro solo a The Avengers Endgame. L'Hollywood Reporter... Ha rilanciato la notizia parlando di un prequel, ma stando a Deadline si tratterebbe di un'operazione simile al Padrino, parte 2, con la mitologia dei personaggi, tra cui l'origine di Mufasa, che verrà esplorata spostandosi avanti e indietro nel tempo. Oh, un po' come Cenerentola 3, quindi Viaggi nel Tempo. Il film, dovrebbe, no, di no. Il film dovrebbe inoltre mantenere la forte componente musicale e nel classico eh, animato originale. Jeff Nathanson, già autore della sceneggiatura del, del live action diretto da John Fevreau, che, eh, che per la verità è realizzato interamente in CGI, ha già preparato un primo draft dello script del nuovo capitolo. Al momento non ci sono dettagli né sull'inizio delle riprese né sulla data di uscita, così come il caso di doppiatori che parteciperanno al progetto. Ah, aiutando mia sorella a crescere due ragazze negli anni '90, sono cresciuto con questi personaggi di carta Jenkins. Avere l'opportunità di lavorare con Disney per espandere questa magnifica storia di amicizia, amore ed eredità e, prose e proseguire il mio lavoro di raccontare le vite e l'anima delle persone nella diaspora africana è un sogno che si avvera. Intanto poi comunque ci lasciano la recensione del primo Re Leone, eh, commenti abbastanza positivi, vedo che era normale che lo facessero perché con quello che è incassato ragazzi non... Eh... Non possono, non possono, non possono, far finta di nulla. Mm. <ride> Intanto uh, andiamo a recuperare qualche commento che ho perso. Chiedo, ma non è che per le Vex si mettono a fare i sequel come hanno fatto già per alcuni cartoni? Oppure quella, certo, li, eh, li metterebbero su Disney. Plus. Oggi bella pupù eh, salutiamo Mattioschi la strada è quella. Eh, ecco, infatti, paragonare questa roba al padrino, dice Manuel, parte 2, gli viene l'orticari. Ma le origini di Mufasa non era un leoncino, no, Mufasa è nato già. Mufasa dice Rox, ti ha risposto benissimo, Dave. Eh, infatti, qua stanno. Se bestemmie a paragonare il sequel del Re Leone al padrino parte 2, posso, posso provare a giustificare un fase. Veramente da pezzenti e non sanno veramente cosa fare. salutiamo so, buonasera, da Toscano. Buonasera uh, quindi abbiamo capito che questo sequel del Re Leone non fa né caldo né freddo, anche a me. Sinceramente, non è che abbia, se, se uscirà. E qua è un se uscirà, non quando, è un se lo andremo a vedere. E lo andremo a vedere, vediamo cosa disney. Oh, magari è più bello del primo, eh. non ci vuole tantissimo. Quindi secondo me, se ci mettono un pochettino, un po' più di impegno, forse magari questo sequel lo fanno, lo fanno bene. Eh, però ragazzi, qua <ride> è proprio cercare di, di, di portare a casa la pagnotta perché qua la pagnotta la porta a casa, è inutile che ci stiamo già intorno uh, Io ho le mie leggi che non guardo mai i classici Disney al cinema perché per me sono la morte della creatività, uh, ma i classici live action, quelli rifatti oppure cioè, quelli in generale? Perché i classici in generale, beh, ci sono alcuni che insomma non è che siano... non so granché, ah, live action, ok, perfetto. Eh. Io, io ho visto tutti, io ho visto Bella Bestia, ho visto il libro, della giungla, il libro della giungla. Io quando ho visto il libro della giungla, ragazzi, sono uscito dal cinema così. Non credevo. A, a me il classico originale non fa impazzire, non ho mai avuto questa, um, eh, questo questi vibe positivi per, per um, questo, questo hype per il primo libro della giungla. Non l'ho mai apprezzato tantissimo. Secondo me è un film un po'. Eh. Però uh, il, um, il uh, live action, ragazzi, io sono rimasto così al cinema. ero così. C'era un mio amico di fianco che saluto, e, e siamo usciti con gli occhi spalancati. No, ma il fatto che uh, ogni santa volta che si deve parlare di un prequel con la storia di un personaggio importante si deve sempre citare il padrino 2 completamente a caso. <ride> e li ho visti tutti in DVD o Disney Plus? Io, allora io in DVD ne ho. bisogno che io faccio un tour del dovrò fare un tour dei, dei miei film. Eh, in DVD ne ho e ho alcuni classici che non sono. Mm, non sono usciti, cioè, non, non sono, sono usciti in Blu-ray. Uh, quindi abbiamo. Forse c'ho Saludos Amigos, i Tre Caballeros, Musica Maestro, eh, Bongo. No, Bongo no, non ce l'ho. Eh, ho le vetture di Cabo de Mr. Todd, quello sono sicuro, e il resto ho in Blu-ray. Eh, mi mancano veramente pochi. Mi mancano giusto, sì, Bongo i tre e eh, un Winnie the Pooh mi sembra, non so se il primo o l'ultimo. Eh... Mm, però ne ho un bel po' hai tre caballeros ragazzi tre caballeros uh, sì ce l'ho eh quello, quello è, un bel, è un bel pezzo da avere nella collezione eh? anche saludos amigos eh, e poi mi manca eh, un Winnie the Pooh sicuro perché ne sono usciti due Mm, poi, mm, forse Cicchelli, no, cicillo. Ce l'ho. Forse un DVD, uh, comunque non, un altro pezzo, forse. Ma non dovrebbe essere quasi 60 e tra Blu-ray. Dvd. Tra l'altro c'ho anche. Eh, ma io ho un bel video tour della tua collezione. Un video, ormai sei affermato. Sì, sì, sì ne ho parecchi. Ne ho, ne ho parecchi e ho una paura tutte le volte che lo tiro fuori che ci rovini, che non vada più. O... La canzone Tra Cavalieri la vedi in lungo quando è una giocata storta, riesco sempre a mettermi di buon umore. Eh, tra l'altro, io, grazie a mezzi, mezzi cioè, è una cosa acquistabile, si paga, funziona e va bene. Ho, ho avuto il privilegio di avere il catalogo Disney Plus americano statunitense e c'era la Leggenda di tre caballeros la serie tv nuova fatta da disney doppiata in italiano ragazzi è fenomenale fenomenale eh, non sto scordando io la vedrei volentieri eh sì, però dovrei tirar fuori tutto ci vuole un po' no, più che altro più che tirar fuori bisogna <ride> mettere dentro eh, ne, ho, ne ho parecchi ne ho parecchi, ma io li ho catalogati, gli ho, ho, ho fatto un bel catalogo su, sul PC perché almeno so quelli che ho e quelli che devo comprare. Perché è capitato che comprasse dei doppi e dopo mi è toccato darli via, o darli indietro o cambiarli perché non sapevo, cioè non mi ricordavo che ce l'avevo. Quindi ho dovuto catalogarli. Così almeno quando dico, vabbè, dai, me lo spulcio, guardo se ce l'ho, o non ce l'ho, perché quando sono cominciano ad essere tanti e. Eh, Veramente è impegnativo tenerci dietro. È più che altro impegnativo ricordarsi. Bene o male, so quelli che ho. Uh, le saghe principali ce le ho. O uh, tiri fuori come Marra, fa come Adriano, camera, uh, camera mano. Eh ragazzi, però, camera mano a parte c'è la webcam che fa cagare, dovrei farlo col cellulare. Il cellulare, non è che uh, tiro fuori, come. ma tiri fuori in che senso? Sean, ma io voglio capire come Marra. Lo salutiamo a Marra che probabilmente non ci guarda, ma lo salutiamo comunque. Magari capiterà che uno di questi giorni vedrà sto video, sta, sta live e, e dopo eh, sarò contento. Lo salutiamo. Ma tira fuori, tiri fuori in che senso? Se lui ha tirato fuori tutti i suoi i suoi video, ha tirato fuori qualcos'altro. <ride> Perché sulla seconda opzione sono abbastanza certo. Sulla prima illuminami, grazie, mister Shion. Ma... Tiri fuori dagli scaffali, perfetto. Ok, ok, ok. Uh, adesso ho capito. Uh, sì, sarebbe bella. Mm, no, più che altro non sono negli scaffali, sono in, in qua c'ho qui sotto. Nell'armadio qua sotto, <ride> e più che altro c'ho l'armadio di là. Mm, sì, sarebbe lungo. <ride> più che altro, tra lì fuori. Però si potrebbe fare, dai. Altrimenti faccio un video sul, um, sul mio catalogo. Tanto ho catalogato tutto. Uh, vi faccio vedere i miei pezzi. Tra l'altro anche qualche Blu-ray, qualche cofanetto di serie TV. Credo di avere il primo di The Flash. Sicuro. Lost. L'ho preso dal Regno Unito. No, dalla Germania, credo. Sì. La Germania, non so, non mi ricordo, bisogna che ci guardo. Ed è in Blu-ray, perché in Blu-ray in Italia non è uscito. E Sono sicuro. C'ho Prison Break. Mm, sto guardando se là sotto vedevo qualcosa. Beh, vedo dei film dell'MCU. Vedi il 3 Spider-Man di Raimi. <ride> là sotto, là dietro. Vedo Daredevil di Ben Affleck. Vedo Filboni, dai. Eh... Cosa abbiamo? Vabbè, ah, beh, c'è Disney. Ah, c'ho X-Men. sono eh, Di un futuro passato. Ho la carica del 101. C'ho American Pie, il matrimonio in Blu-ray, si sì, vabbè, ma li hai visti tutti? Sì, abbastanza. Al mh, alcuni magari li ho persi, mh, li ho comprati, ma non li ho visti, altri li ho, li ho visti, molti li, li rivedo, anche volentieri Better Devil, i Spider-Man. Tutti quei classici Disney. Magari è tanto che non li guardo, ma... ma li ho visti, li ho visti. Sì, a me piace vedere i film. Poi magari mi addormento e devo recuperarlo il giorno dopo, ma come è, com è successo con... <ride> eh, io mi sono sentito in coma per aver preso la saga degli... Mi sono sentito in coma tut... Hai visto tutto l'host? ma tutto tutto intendo... Sì, beh, l'ho vista quando è uscita. Uh, Lost l'ho uh, vista settimana il release settimanale di Lost uh, <ride> ma io anche dove, ce l'avevo sotto mano l'altro giorno che non so perché ce l'avevo sotto mano uh, Sean ma io ho il Fantastic Four di Josh Strength in Blu-ray eh. te lo dico te lo dico perché per collezione per... però non costava, non costava 6 euro 6,90. beh dai lo prendo lo prendo, forse quei punti comet anche, perché ogni tot, eh, ogni tot spesa hai 5 euro di sconto, non credo di non averlo pagato nulla o, po o, o poco, cioè, è una cifra abbastanza abbordabile, cioè non da spendere quando appena uscito. Eh sì, Lost l'ho visto tutto comunque. Adesso non ho recuperato. Ho recuperato gli extra. A me piace tantissimo recuperare gli extra dei, delle serie TV. Sono bellissimi, tra l'altro, sono ricchissimi. Ho recuperato gli extra. E la prima cosa che ho fatto, anche io ho visto e imparato tante cose su come vedere le serie che non facevo in Italia con Lost. Esatto. E, tra l'altro, ho preso il cofanetto 1.8 più, più Logan e Dark Phoenix sfusi, gli unici DVD di film oltre a Batman e MCU. No, io i classici li prendo. La prima cosa, se io trovo un classico, lo prendo. Adesso ormai ce ho, me ne mancano pochi. Me ne mancano proprio due o tre. Quindi... Ecco, forse Frozen 2 non l'ho preso. Non l'ho ordinato, io, Frozen 2. Ecco, forse quello mi manca. Eh, però voglio prendere Onward. Che lo prendo l'edizione tedesca, mi sono detto: Ma cazzo, Dark Phoenix, ma sono completista. Eh sì, eh, quando prendi i film del, del DCU prendi, prendi perle come Batman v Superman, Justice League, Aquaman, devi completare anche quella, Birds of Prey, filmoni, Birds of Prey, però io se devo essere sincero. Non mi è dispiaciuto tantissimo, cioè è, è, è una cazzata. È veramente una cazzatona lo spazio è poco che avevo con le serie TV. Eh, però le serie eh. non ti manca niente, il cavallero s vale tutto. Il cartone da Disney è fatto con più amore di tutti prima. Politi political correct la storia, sì. Ma quando Papirino si innamorava della ballerina Rox che gli ballava attorno. Ma quant'era bello! Cazzo, facevo. Uh, L'unica serie TV completa in DVD Blu-ray che, che ho sono Dr. House e Nippon Tuck. Belli, eh, belli, belli. Meraviglia, meraviglia. Um, no, io dovrei avere anche. Uh, perché io là sotto vedo qualcosa. Ho oh, visto un Android anche. Uh, Chappi, quello con. Uh, uh, Hugh Jackman. Bellissimo. Per me è bello quello di Neil Blockman. Uh, per me è, è molto bello un android sottovalutatissimo. Un floppettone. La ballerina di Carmen Miranda, uh, sì, 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 è Carmen Miranda. Non lo so, andiamo a vedere. Ragazzi. Tre Caballeros, è eh, un non, so, non lo vedo. Rox, raffremo un bel. C'è, su Disney Plus eh? Tre Caballeros? Sì, sì, sì. Anche forse Musica Maestro e. e i Tracaballeros, andiamo a vedere il cast il 44, ragazzi. Sì, Aurora Miranda non Carmen, no, meravigliosa mm. per altri tempi. Non presi il cofanetto di Lost, adesso mi mangio le mani. introvabile, sì. Ma in DVD o Blu-ray? Perché forse quello Blu-ray lo trovi ancora. Poi io ho tre. Uh, ai tempi due anni fa, io ho tre edizioni del ritorno al futuro. Quella dvd blu-ray 25esimo anno e blu-ray 30esimo anno che c'era un forse un episodio della serie animata dentro, credo che ci sia un episodio della serie animata. Uh, quando c'è il ritorno al futuro, adesso sono usciti 35. adesso. Non so se è uscita l'edizione la, la, del 35esimo anno, credo di sì, credo proprio di sì. A ah, me sa che compro anche quella. DVD e ah, DVD, io e Blu-ray non posso leggerli, eh... Blu-ray ormai è, cioè, secondo me è... ha ah, un 17 pollici. Sì, hai ragione, è un po' sprecatino. Eh, non è Blu-ray va visto su un 40, da un 32 in su. Dai, lo vedi bene, lo vedi, vedi, comincia a vedere i dettagli. Eh, il 17 si sì, è un po' pochino uh, fu fatto promuovere per uh, no, comunque esseramente tra cavalli, Fu fatto promuovere l'integrazione dei latini americani. aveva Un messaggio importante era quando la Disney faceva i cartoni con i messaggi. Secolo scorso davvero, eh, proprio secolo scorso. Eh. Cioè, 80 anni fa. Eh. No, sì, 80 anni fa. Ormai è smesso di prendere edizioni speciali. No, Io ne ho già tre anch'io. Il Mint Toscano. Allora, Ragazzi, ritrono futuro, eh, tra l'altro, dobbiamo fare sto watch together perché va fatto. Basta adesso prendo per il coppino Giovanni e facciamo sto watch together. Abbiamo, abbiamo due settimane che facciamo. The boys fidiamo the boys e poi dopo ci buttiamo su Ritorno Futuro perché va fatto. poi, tra l'altro, entriamo verso, lo, lo cominciamo verso. Andiamo a vedere il calendario dei venerdì. Eh, perché abbiamo questo venerdì che è il 2, abbiamo la 7 di The Boys. Tra l'altro, secondo me domani probabilmente ci spostiamo un attimo su YouTube e finiamo, finiamo Cobra Kai, Rox. Anche se non hai vista, se ce la fai a venire, facciamo Cobra Kai. Quindi abbiamo il 2 e il 9, che sono i due venerdì. Ehm... E finiamo The Boys. Finiamo The Boys, e poi dopo eh, cominciamo la. Io direi di cominciare il Ritorno a futuro verso il, eh, è il venerdì dopo, il 16. Sì, dai, il 16 ci sta. Eh, 16:23:30. Così nel mese di ottobre includiamo i tre Ritorni al futuro. Eh, ottobre è un mese importantissimo per la saga di The Mackis. Eh, si sì, non uso la tv sul pc non ho letteralmente spazio per prendere un monitor più grande di 17 pollici ah ok, anch'io non uso la tv io sono talmente pigro ma io non lo uso perché sono pigro quindi io voglio aver tutto sotto mano non facciamo watch together edizione di x4 no, del toscano però quella di, del mercedes eh, voi l'avete vista la, la l'audizione la, del tipo che cantava faccio un pezzo originale Mercedes lungo, no quello è lì eh, forse adesso devo chiedere al mio amico che me l'ha dato lui siccome sai che ci teniamo si potrebbe fare 21 10, eh, 21 10 15 21 10 15 21 10 15 Ottobre? Uh, non ho capito. Non capisco subito dopo, ma... Ah, ah 21.10 l'orario, pensavo... Uh, sì, sì, beh, ovviamente, 21.10, 15. Uh... Ok, ok, perfetto. Non ho capito le date, però... No. Sì, dai, facciamo un po' prima anche perché poi eh, ritorno futuro sono eh, no, andata, è un orario sì. adesso ci sono arrivato, eh, eh, sono, sono le dieci e mezza quasi anche per me. Purtroppo oggi è anche stata una giornata abbastanza pesantina. Comunque, stavo dicendo, io sono abbastanza pigro e quindi ho, eh, ho messo una scheda tv sul pc perché io uso il 42 sia sì, il 42 pollici come schermo, come monitor, quindi io ho due 42 pollici, uno è crepato a metà perché è caduto col terremoto, si, è, si è fatto, ho fatto due righe, quando c'è stato il terremoto è caduto, e quindi comunque l'ho tenuto, e lo uso adesso come secondo monitor. E ho il 42 pollici davanti e il 42 pollici di fianco. E, e quindi lo uso come tv cioè è la, è la tv che lo uso come schermo da pc per non eh, cambiare la sorgente del col telecomando perché devo fare la sorgente poi selezionare tv o selezionare HDMI per cambiare il pc io ho comprato una scheda tv così io mi stallo la scheda TV. così io con un clic del mouse butto giù il programma della scheda tv e, ed è... ma ho, sono, sono pigro io su queste cose sono veramente io, io sto usando il pc per tutto tra l'altro ho comprato anche una scheda d'acquisizione l'ho presa dalla cina gli ho dato 20 euro credo 15 euro perché non, non volevo cambiare la sorgente cioè io volevo la, la ps4 nel pc per non aver. per non avere sempre mi dà fastidio cambiare la cosa di acquistare una console next gen eh, ci sto pensando mm, che nerd mostruoso che sei no sono pigro Shon, ma sono pigro Uh... No pigro, Sholma. No, questa è bellissima. Adesso ci provo. Quando c'è After 2 two... vale anche col primo, se vale anche col primo. Perché su A Prime credo che ci sia il primo. Il primo after, eh, quindi ho preso questa scheda di acquisizione, è una monnezza totale, si vede di merda in una maniera. Allora l'ho appoggiata da un'altra parte. Probabilmente prenderò un Elgato, ma più che altro per la stessa funzione. Eh, perché tra l'altro, io, io cipollo con il Raspberry, mi piace metterci su. Perché ho fatto anche un mini PC e dopo i film li faccio ho messo Disney Plus a mia madre giù quindi per non metto, comprare la Chromecast gli ho messo col uh, primo di fare un'altra greppa <ride> um, e allora cioè, devo cambiare la sorgente e mi scoccia, e allora oh, l'ho presa anche per quello, così il bene riesco a controllare da un pc all'altro cioè, cioè, sono fatto così io Uh, comunque secondo uh, rispondo da Toscano acquistate una console di next gen PS5 è una bella console da prendere um, però probabilmente beh, mio fratello ha detto che l'acquisterà la all digital magari scroccarla un po da lui se non ci gioca da visto che lui è venuto a scroccarla 4 da me però all digital c'è un sacco di giochi per la 4 che mi piacerebbe rigiocare prepariamoci di usufruire giochi a pezzetti tramite gli abbonamenti così da star legati a, que a quella piattaforma così come succede con le serie tv ma eh. è da tutti i squadri di direzione ma prendi la scheda di acquisizione per giocare sfruttala per qualche gameplay ma eh, eh, sì, potrebbe anche fare oh, boh, qualche gameplay su twitch si può fare appena la settimana ordinerò il modem un nuovo modem Performante, non il PC, il PC funziona bene, il PC mi funziona molto bene, è il modem cazzo che non funziona, quindi appena avrò il modem serio, allora io comincerò a, 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 quindi a, a integrare, probabilmente integrerò StreamYard OBS. Eh, beh, non sarebbe male, ci giochi, poi quando finisci non rinnovi. Eh, è un po' come sì cioè, se tu fai un game. Pass... Adesso c'è il Game Pass, il Game Pass è fatto molto bene, secondo me. Titoli anche recenti. Eh, se finisci un gioco il mese successivo non rinnovi, ovviamente tu lo fai così. Anche come il Però il PlayStation Network ti ogni, ogni mese ti regalano dei giochi, quindi ti conviene tenere abbonato e lo fanno per quel motivo lì. Ora che escono giochi in grado di sfruttare la console, c'è la versione pro. Ma io. Io non, non, non sarei intenzionato a cambiare. Perché io voglio. Cioè, il mio PC se ci fai, fai girare un gioco anche recente, cioè nuovo di una generazione, magari non al massimo della risoluzione, ma ci gira. Ci, ci giochi, ci giochi bene. E, perché il PC è una macchina molto potente più che le console, già, il mio PC potrebbe essere potente quasi come PS5: quindi, a me, di PS5, proprio, cioè, la voglia di comprarla, non ce l'ho però sono le, esclusi le, le, le esclusive la PS5 va comprata tra due anni io la 4 l'ho comprata non, due anni dopo no, la 4 l'ho comprata quando è uscita la Switch quando è, quando è uscita Nintendo Switch il giorno che è uscita Nintendo Switch eh, Sony ha messo in promozione a ah, 200 euro 199 euro la PS4 1TB con Horizon Zero Dawn ed è quella lì che Vedete alle mie spalle il bundle, la di Rodonna è un gran gioco, un giocone, per me è uno dei giochi migliori della, della 4. E, secondo me, si sì, va a fra due anni, però io la voglio, se la voglio, adesso vediamo un attimo se mio fratello la prende, magari la scrocco un po', eh, tanto lui ci gioca a un gioco che gli interessa, poi magari la lascia lì e dopo io la, prendo, la prendo a casa io, sì, come lui ha fatto con, con me infatti ogni tanto abbiamo fatto anche con la 3 diciamo così la 4 sicuramente sì perché eh, eh, la compriamo noi no, no. Eh, me la compro io la, la, la playstation è, un, è uno sfizio non è un qualcosa per ehm, quindi è uno sfizio eh, sì quindi mi sento di comprarla io Faccio tornare Grazie, grazie mille. Modem l'abbiamo già acquistato. E allora niente big money. Allora come facciamo Dave senza big money? Altro adesso che il villone è quasi completato. abbiamo, cioè Io farei una, una piscina olimpica. Cosa, cosa dite voi? Abbiamo il Cayenne, abbiamo anche gli altri nemici di Peppcini nerd, comunque stanno bene, hanno svoltato la vita. Giovanni non si vede neanche più. Si sente, ma non si vede più. <ride> Quindi abbiamo Kalamat che là nelle, nelle Alpi svizzere ha comprato eh, ettari, ettari, ettari di terreno per far pascolare le caprette. Quindi lui è stato tranquillo là, ha due capre che girano. io Ho bisogno di una TV nuova. <ride> Se vuoi, Rox, ne ho una. Io, ciao, due crepe in mezzo, ma. Pare che con la, il metodo After 2 forse si mette a posto, manca da, da residente sì. Giovanni trasmette dalle Barbados sullo sdraio con i cocktail in mano. Sì, sì, probabilmente. Guarda, io ci scommetto che è così. Ora, tra l'altro, abbiamo scoperto che il problema è mio, ma non è mio il problema. Io non capisco il perché. Gli altri funzionano e lui non funziona. Ha detto che il problema è mio, perché ho fatto un'altra live. E Giovanni era presente su streamer dei, in campo io non capisco perché deve switchare USB io non so cosa sta facendo questa webcam non lo so comunque vediamo un attimo forse boh uh, non gli starà simpatico ha anche un Piccino mi farebbe schivo quasi quasi, apre il canale youtube <ride> Rox come lo chiamiamo il tuo canale come lo chiama il tuo canale youtube voglio, voglio... forse serve streamyard pro No, non credo, non credo, no, è, è un bug, probabilmente, è, non, non capisco. Mm, boh. Ah, tra l'altro, l'altra volta ho provato a mandargli via Facebook, gli ho mandato link ovunque, Telegram, Facebook, e eh. eh, non va. <ride> al compleanno del canale ci inviterai tutti. Sì, cosa facciamo al compleanno del canale? Ma siamo ancora presto, eh, abbiamo iniziato. A marzo? Sì, marzo prima marzo. Sì. È prestino. Dai, magari a Natale facciamo qualcosa. Ma a Natale per me è un mese brutto. <ride> dicembre, per me è un mese brutto. Magari quest'anno un po' meno, ma non lo, non lo so. Di solito. Sì, la metà dicembre, fino a metà gennaio, per me, è un po' un'incognita. Po un ci sono alla sera. Stanco come un caprone, ma ci sono. Al compleanno del canale mi, eh, mi spiace, ma bisogna invitare il papà. Eh, eh. in occhio, Sholma. Sta in occhio, Sholma. Seri, Secondo me c'è il browser. <ride> secondo me è il browser per Giovanni. Eh, può essere, sai? Eh, eh, sì, eh, può essere che sia il browser. Hmm. Perché aveva anche Andrea? Questo. Sto, sto... Vi ricordate che aveva quel, quel rumore in sottofondo quando... poi dopo l'ha sistemato. L'ha sistemato perché secondo me era, era qualcosa nel bro... paciugato. <ride> ma è vero che hai i primi 10 abbonati, ma inprosciuta a casa, <ride> no <ride> ma perché Dave? <ride> Cazzo sono 10 prosciutti. Ma cos'è? 1000 euro di prosciutti quello che costa bene si costerà 100 euro. Ma come prosciutto non era formaggio latte? Beh, forse formaggio latte risparmi qualcosina, eh. ce l'ho in casa. Me la cavo anche abbastanza bene. prosciutto Ah, tra l'altro, anche Mattioschi <ride> ha pensato la casa della mammella. La casa della mammella entrerà nella storia. Uh, dipende dal livello di abbonamento <ride> ma perché dovevo avere a che fare con questa gente <ride> no meravigliosa casa della mammella citata anche oggi da Mattioschi <ride> sì, salutiamo ovviamente che starà mangiando probabilmente lui mangia sempre no mangi in live eh, gli piace mangiare in live a Mattioschi e quindi vediamo un attimo no per il compleanno del canale beh Natale facciamo qualcosina dai io sto basso ancora se devo togliere la Mattioschi mi dispiace Ah, <ride> eh, lo so eh, Natale facciamo qualcosina dai Lo facciamo mm. beh magari qualche watch together di qualche un watch together di Mamma Perso L'Aereo ci starebbe Poltrona per due, no, io, io ve lo dico già: poltrona per due, no, sì, sì, ovviamente che l'avevo capito. Ovviamente, mister Sciolman, che l'avevo capito, ma io ti ho detto anche: stai in occhio. Stai in occhio, eh, perché no, poltrona per due, no, no. ma ho perso l'euro, ci sta lo facciamo dai, Abbiamo no, perso l'era ci sta Cat, piccolo lord ce l'ho in blu ray il piccolo lord eh? Dave ce l'ho ce l'ho ce l'ho quello l'ho preso ce anche tutti insieme appassionatamente blu ray filmoni ragazzi filmoni e sì dovete darli fuori. ma c'ho anche i vecchi classici ce anche i Santa Claus che facciamo tutti i watch together di Descendants 2 o no No, qualche film natalizio, da Klaus è, be è bellissimo, Klaus l'ho visto l'anno scorso, voi lo fate. <ride> Perché noi lo facciamo? Ah, noi lo facciamo. Comunque, a parte tutto, adesso noi stiamo... Mh, cioè, un, att parlo un attimo del, del, del sistema di abbonamento. Quando riusciremo ad avere l'affiliazione a Twitch, il sistema di abbonamento, adesso l'ho già, già detto, magari per i, per i nuovi che magari non, non l'hanno capito prevedo, sì l'abbonamento a Twitch con Amazon Prime se avete Amazon Prime e volete farlo eh, legare a Twitch Prime è gratis, quindi non avete nessun costo uh, eh, Klaus è bello e volevo fare una cosa per ridere eh, cazzo, Klaus è bello veramente ma anche me l'ho perso l'aereo in cater, eh. quindi cioè, non è che facciamo, facciamo roba putrida cioè, roba putrida l'abbiamo già fatta abbiamo fatto Cursed, abbiamo fatto Artemis Wall uh, cioè, adesso stiamo facendo roba bella Cobra Kai e The Boys e faremo il ritorno al futuro dopo qualcos qualcosina di brutto lo facciamo dai uh, tipo un Enola Holmes io lo riguarderei veramente orrendo Vabbè, no? Vabbè, comunque stavo dicendo il sistema di abbonamento um, uh, prevede comunque un altro, un altro un gruppo Telegram riservato ovviamente agli abbonati dove se volete fare domande scritte audio eh, che porterò qua pezzi di nerd pezzettini di nerd guarda se ci sono delle domandine audio no, non ci sono vabbè, aspetta un attimo che io ho ok, no, non ci sono ehm um... ehm <ride> e... E quindi sarà questo gruppo Telegram che comunque potremo agire, tanto non saremo tantissimi subito. Poi dopo, nel gruppo Telegram, organizzeremo dei watch party. Vedete come faccio la condivisione schermo con uh, StreamYard, con l'immagine. Io sto trasmettendo al secondo monitor, quindi si potrebbe fare: eh, potrei mettere su la piattaforma, il film, il Blu-ray o quello che è, eh, direttamente sul secondo monitor parlare Così e visionare uh, il film, la serie, quello che poi decideremo uh, settimanalmente cosa vediamo insieme. Ed è bello per cercare di, di portare un po' più di abbonamenti perché è una cosa bella. Watch together è bello, sì, però <ride> la DC di Nerd è bellissimo, grandissimo <ride> Watch Together è bello, sì, però non lo guardi a schermo e perdi un po' il fascino. Il Watch Party è diverso, tanto noi non trasmettiamo su piattaforma, stiamo su Streamer, vi do il link Streamer direttamente sul gruppo. Se volete interagire, magari anche vocalmente, audio, microfono, eh, così oppure c'è comunque la chat privata, oppure credo che si possa fare anche su chat pubblica. E adesso devo, devo guardarci, poi al limite sfrutterò qualcuno dei pezzi di Nerd per guardare per riuscire a vedere se si riesce a fare anche sulla chat pubblica senza, senza comunque andare sul, sulle piattaforme su youtube su twitch quindi tranquillamente noi possiamo resta, resta privata resta esclusiva per noi eh, magari ci organizziamo eh, se qualcuno non può presenziare la registrerò, e, la, la registrerò e, e poi dopo la caricherò direttamente sul gruppo telegram con telegram web o comunque se guardate anche da, dal tablet la potete scaricare la, la la puntata e eh, la potete recuperare comunque in un secondo momento. Uh, ma scusa, se io non entro, come faccio ad andare nel Link StreamYard? Tu dal Link StreamYard accedi, dai il nome, in tuo caso Mr. Shonma, o, Shonma, o chiamati come ti pare, e eh, verrà una schermata con ehm, praticamente io sarò a decidere io se inserirti in live. Eh, ovviamente, se ci sono 30 persone sotto, io, io mi metto io e comunque voi riuscirete a vedere comunque è come se fosse spettatori della, della, comunque riuscite a vedere e sentire tranquillamente ed è una schermata un po' diversa dalla piattaforma, c'è la chat di fianco eh, sì, è fattibile insomma, è fattibilissimo è un po' diverso ma ci riesce um, sì, e poi dopo puoi entrare è eh, una videochiamata, esatto, se tu non vuoi entrare non entri con camera e microfono puoi tranquillamente parlare in chat non è nessun problema. Io ti vedo sotto comunque come utente partecipante, eh, tipo zoom esatto, tipo zoom. Eh, solo che zoom, uh, eh, non lo vedo. Streamer lo vedo più semplice, è più, più spiccio. Streamer. Uh, poi Zoom sondagna proprio pesantino. Eh, io ti vedo come utente partecipante, però ti posso inserire in live. Tanto tu non non puoi interagire. Eh, io ti tengo giù. Comunque eh, io posso, comunque stare io comunque in live e tenere tutti giù. E poi comunque eh, parlare tramite chat pri privata, oppure che c'è comunque l'opzione private chat. Oppure adesso credo che anche in chat pubblica si riesca a fare qualcosina. Eh, devo infatti, devo provare a testare un po' con i membri di pezzi di nerd, ovviamente. Eh, Sfrutto loro come cavie per vedere come. 500 persone, anche sì, sì, eh, però, um, tipo, um, streamer, da, puoi, credo che non so quante ne puoi tenere sotto: 20, 30, 40, non lo so. Um, in live, direttamente su 6, se è la versione free, 10, se è la versione premium, però io, lo, quelli che sono giù, Um, mi riescono a vedere comunque, sì. Ovviamente, se superiamo, se stream non regge più il carico delle persone che siamo di più, allora uh, opterò per vedere zoom o qualcos'altro. Cercherò un attimo di, 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 di guardare. Uh, sì, esatto, arriva anche a 500 spettatori. Comunque è, è, fatti, è fattibile, è, fatti, è fattibilissimo. Adesso eh, non trasmettiamo su nessuna piattaforma, non trasmettendo, cioè facendo una chiacchierata normalmente, e tras potre potremmo trasmettere a schermo perché io non vado in live, non andando in live, io posso trasmettere a schermo perché non, non violo nessun copyright. E perché ce l'ho, è un Watch Party come su Netflix Party, come se fosse adesso c'è anche l'opzione di Disney Plus. Credo che abbia fatto qualcosa per il, il, il party track account, Devo informarmi. Comunque va bene, dai ragazzi. Abbiamo fatto più di un'ora. Abbiamo parlato, parlato tantissimo. Abbiamo parlato di tutto. Abbiamo parlato di questo Re Leone per una mezz'oretta. Vediamo un attimo cosa succederà. Io sono neutro, come avete capito. Quindi aspettiamo la l'uscita, aspettiamo qualche info in più noi ci vediamo domani <coughs> scusate probabilmente sul tubo perché voglio fare la um, il finire Cobra Kai Vo voglio finire Cobra Kai Rocks porca miseria e mancano tre puntate, da un'oretta e mezza le finiamo, un paio d'ore di live le finiamo, e così almeno ci lo togliamo, poi dopo cominciamo la seconda stagione e poi abbiamo giovedì magari facciamo qualcosa anche giovedì e poi comunque venerdì e domenica gli appuntamenti sono fissi um, va bene dai allora ci vediamo provo a fare un ride vediamo se stasera riesco a fare il ride ieri sono andato da Andros uh, chi c'è in live mm, 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 mm. andiamo a vedere se c'è qualcuno in live Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Eh, però io non riesco a vedere così. Aspetta, che apriamo Twitch di qua. Che casino, ragazzi! Sono impacciato come pochi. C'è Angel. Ragazzi, tutti da Angel? Allora, andiamo. No, no, c'è Angel. Andiamo da Angel. Andiamo da Angel. E eh, cosa gli diciamo? Uh... Siamo venuti qua per <ride> Twilight, ma è qua che trasmettete Twilight. Bellissimo, bellissimo. Uh... Sì, sì, infatti Andrea Bifrost per i semi di Galvatron. Sì, bellissimo. D ditegli le stupidaggini del genere. Andiamo da Angel, andiamo da Angel. Uh... Da Michael l'abbiamo fatta la settimana scorsa. Andiamo da. Buon... Angelino uh, aspetta che è... eccolo qua, perfetto sperando che sia ancora live sì 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 e... tra l'altro vedo Eleonora Eleonora dovrebbe essere quella che fa parte del nostro gruppo uh, concubine abbonate di Matioschi grazie mille e ci vediamo alla prossima Puntare domani, domani dai. Tenete d'occhi i social. Ciao. Ciao, ciao, ciao.